Don't. Grazie a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento qui di incinale. Questo appuntamento scade proprio il giorno dopo delle elezioni politiche, elezioni politiche che riempiono di parole la radio e la televisione che personalmente non mi appassionano più di tanto perché nessuno dei contendenti e poi anche il meccanismo di come sono fatte queste elezioni eh, Dice qualcosa di diverso. Nessuno dice che vuole cambiare questo sistema basato sul profitto, basato sullo sfruttamento eh, delle persone. Anche per esempio l'articolo 1, la legge che dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non dicono che tipo di lavoro, se il lavoro salariato, che è questo attuale, o se invece è un lavoro associato, dove le forze di eh, lavoro vengono messe assieme in modo da poter soddisfare i bisogni collettivi eh, dell'umanità. Per cui per eh, prima cosa. Io non credo, ma penso che molti come me non credono più a, ai politicanti e ai sindacalisti che dicono determinate cose, perché sono semplici ingranaggi di questo sistema, che non fanno altro che illuderci che questo sia l'unico mondo possibile. Mentre eh, lo stiamo vedendo, mentre sta diventando il peggiore mondo possibile che eh, vogliono continuare a salvare. La seconda cosa non mi appassiona e sono qui perché io mh, sono contro la rassegnazione, l'individualismo eh, o la rinuncia, perché ehm, è necessario diffondere eh, la coscienza della possibilità di un'alternativa. A questa società possiamo chiamarla comunista ma possiamo chiamarla anche in un altro modo eh, una società dove il dove le forze eh, vengono messe in, assieme eh, dove lo sforzo dove le ricchezze della natura non sono più proprietà privata di qualcuno e venne, questa proprietà privata viene difesa con la forza da parte di chi in qualche modo se ne è appropriata ma la, le, le ricchezze della natura come il petrolio, come il sole come l'acqua eccetera, la natura le ha messe lì no? e non si capisce perché o anzi si capisce benissimo perché questa società è divisa in classi si capisce perché qualcuno non vuole che questa ricchezza sia di tutti e come tutti quanti la debbano conservare in modo tale da vivere in armonia con, uh, con l'ambiente, perché siamo qui un tutt'uno con, uh, con l'ambiente e non siamo gli egoisti, come, lo siamo, um, come, come è la classe che ci governa, no? che eh, accaparra più possibile le ricchezze della natura infischiandosene delle conseguenze e del, e del domani. Ecco, per quello non mi appassionano più di tanto queste elezioni che non cambieranno assolutamente niente, però un fatto sarà certo: non cambieranno niente perché le condizioni di chi lavora e di chi produce, che ha in mano, in pratica eh, il mondo e tutti quanti eh, adoperano i, i potenti, adoperano questo linguaggio di vidita ed impera. Io eh, in realtà vorrei. La frase di Carlo Marx, proprietari di tutto il mondo: unitevi, non dividetevi. E, eh, questi, questi politicanti, in pratica, eh, questi politicanti che, eh, che sono poi il, lo specchio de, 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 dei potenti, invece se ne infischiano delle sorti eh, de, della natura e dell'ambiente. Allora eh, iniziamo eh, capendo com'è la situazione eh, di quello che è trapelato in questi giorni prima delle elezioni. Un dato molto sbandierato è stato questo, che il prodotto interno lordo è aumentato dell'1,5% come anche l'occupazione è aumentata. Beh, vediamo le due cose. Allora, l'occupazione eh, secondo questi dati sono, è aumentata. L'occupazione, però, è un'occupazione precaria. Paradossalmente, eh, se noi leggiamo sul sito dell'Istat, eh, ve lo dico qual è il sito dell'Istat è wwwistat.it ed è sulla pagina del glossario, dice come viene rilevata l'occupazione. Allora, sulla parola O, andate sulla parola o, e salvate occupati. Nella rilevazione, leggo testualmente, delle forze di lavoro sono le persone di 15 anni e oltre che, nella settimana a cui le, a cui le informazioni sono riferite, settimana di riferimento. Faccio un esempio: eh, ci sono delle statistiche che vengono rilevate ogni mese o ogni tre mesi. Bene, si decide che, nell'arco temporale di questi tre mesi, quella settimana viene. Eh, il rilevamento viene riferito a quella settimana e quindi si chiama settimana di eh, riferimento. Attenzione, come si, si valuta? Hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura. Ecco, se voi pensate che l'occupazione si possa determinare in un'ora di lavoro alla settimana, si può arrivare al paradosso, come basta andare sui dati dell'Istat, avere un aumento dell'occupazione e paradossalmente un restringimento di ore totale di lavoro fatte dalla collettività, proprio perché un'ora di lavoro non vuol, dire, non vuol dire che sei occupato, no? però questi sono i dati statistici che in tutti quanti si, si riempiono la bocca di questo aumento occupazionale, però questa occupazione è cosiddetta precaria e, e vediamo cosa dice, eh, leggo dal gazzettino del 2 marzo eh, che dice eh, dunque c'è una crescita economica e, eh, e cosa dice, a, a gennaio, a dicembre è aumentato, eh, il, eh, no, eh, scusate, è sempre del gazzettino del, del 2, parla di, eh, nel Veneto, in tre anni: sono 112.000 contratti di lavoro in più, ma solo precari. Per cui eh, e questo ritornello viene eh, ripreso da tutti, i, mh, eh, da tutti i giornali che il lavoro è sempre più precario e sempre più. Uh, a chiamata sempre più instabile, e dal manifesto del 23 febbraio leggiamo che i dati dell'INPS, a uh, preoccupare i posti creati nel corso del 2017, sono pari a 488.000 più di quelli spun, uh, spuntati fuori dal 2016, eh, cioè sono 326.000 ma meno del bottino del 2015 che erano 613.000. Ricordiamo che nel 2015 va in atto la Job Act per quegli incentivi a chi assumeva per eh, tre anni. Hanno no? di incentivi pieni, infatti mi conferma l'articolista, grande protagonista ancora il lavoro precariato. Il bilancio positivo dei posti creati nel 2017 è infatti da ascrivere quasi esclusivamente a contratti a termine, saliti da mezzo milione di unità mentre calano quelli a tempo indeterminato cioè quelli a tempo lungo eh, ormai infatti meno di un'assunzione su quattro è stabile quindi eh, su quattro assunzioni tre sono a tempo determinato su qua è stabile quota dimezzata rispetto a due anni fa non solo tra i contratti brevi l'inps segnala l'esplosione del lavoro a chiamata un più 120% come ipot eh, ipotizza, eh, eh, ipotizza la risposta ad addio ai voucher eh, probabilmente quindi eh, sembra esserci però anche una spiegazione sulla caduta della stabilizzazione attenzione probabilmente gli imprenditori eh, stanno aspettando i nuovi sgravi i bonus per i giovani scattati da eh, scattati da gennaio. Nel frattempo dice: sono aumentate le domande di disoccupazione. Ecco a proposito, si parlava l'altra settimana degli incentivi alle imprese per quanto riguardava la, la società che adesso mi sfugge il nome, che doveva andare in Slovacchia. Eh, la imbraco, scusate, che doveva andare in Slovacchia perché lì c'erano gli incentivi eh, statali, mentre noi eh, chissà perché, no, sembra che gli incentivi statali non li diamo mai, ma eh, in realtà una serie di articoli eh, apparsi poi sui giornali, la imbraco e le multinazionali che se ne vanno, eh, apparsi sulla Repubblica del 21 febbraio eh, dicono che in realtà eh, gli, anche noi abbiamo dato attraverso una serie di incentivi dei eh, incentivi eh, purché le imprese eh, rimanessero qui al lavoro ma gli incentivi continuano a essere dati Prima cenavamo alla Job Act di, eh, di quei 8 euro a nu ogni nuova assunzione. Ma eh, gli incentivi vengono dati anche dall'iperammortamento o il superammortamento, uno del 120 e l'altro del 250%, alle imprese che investono in tecnologia, le imprese 4.0. Quindi tutti questi soldi e sono circa 9,8 mil miliardi che il governo mette a disposizione perché le imprese automatizzino in modo massiccio la, 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 propria, eh, la, la propria produzione. Quindi, di conseguenza, eh, anche noi. Anche noi diamo gli incentivi e questi incentivi sono soldi che vengono sottratti dalla collettività, vengono sottratti dal welfare, vengono sottratti dal, um, eh, dalle pensioni, vengono dalla sanità, no? dalla scuola, eccetera. Però siamo contenti. Io parlo della parte della mia classe, no? eh, che, eh, Sembra che noi lavoratori siamo contenti perché abbiamo la possibilità di continuare a lavorare e continuare a farci sfruttare. Eh, da un certo punto di vista è eh, capibile questa cosa, perché è l'unico punto eh, sicuro che finché noi lavoriamo ci danno un salario che ci può permettere di vivere noi e la nostra famiglia. Perché noi diamo in cambio della nostra capacità lavorativa, in cambio del. No tempo ehm, ci viene dato un, un salario che ci permette di vivere bene o male ehm, in, in, in questa società bene o male perché dico bene o male perché la notizia che eh, in italia eh, e la notizia è del Corriere della Sera di sabato 24 febbraio. In Italia c'è chi lavora per 33 centesimi l'ora. Ebbene, avete capito: 33 centesimi l'ora. E sono il. E sono, adesso vi leggo testualmente cosa dice il Corriere della Sera di. Giornalisti sono Laura Bonanni e Fabio Savelli dicono Taranto, Puglia, Italia. Anno 2018. Un'ora al telefono può essere pagata 33 centesimi, un mese 92 euro. Il premio, come racconta una lavoratrice che ha visto materializzarsi dopo 53 giorni una finta busta paga, Può essere di 200 euro. Quattro ore al giorno a vendere abbonamenti per team, fastweb e in due diversi call center. Due turni dalle 10 alle 14 e dalle 14 alle 18. Una squadra di 12 centralinisti senza uno straccio di contratto, la promessa di, ven di ven venire remunerati in percentuale ai contratti stipulati con i clienti. La carta igienica portata da casa e se si andava in bagno, l'ora eh, non veniva conteggiata. Ecco, queste sono le condizioni della eh, de serie di lavoro, perché anche loro lavorano più di un'ora al giorno, quindi non su, fanno parte di quella schiera di lavoratori e lavoratrici occupate. No? E eh, se è questa l'occupazione, eh, fate voi. Eh, ma, eh, Dobbiamo anche mettere quelli, tutti quei lavoratori della gig economy, cosiddetta, la lavora, dei, quelli che lavorano, hanno, fanno i lavoretti. Eh, L'altro giorno a Bologna c'è stato lo sciopero dei trasportatori de, 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 del mangiare della pizza. Eh, che lo, Portano attraverso la, la bicicletta e, e hanno avuto anche una buona adesione a questo sciopero. ma questi sono invisibili. Per il sindacato, per esempio, questi non esistono, ma per il sindacato eh, ufficiale, il sindacato eh, cosiddetto tricolore, dove non si vede più all'interno dei posti di lavoro perché sono tutti impegnati eh, nei tavoli delle varie trattative tra. Ehm, tra fondi pensione, tra trattative al MISE, vi dico soltanto al MISE ci sono solo 180 eh, procedure aperte di aziende in difficoltà, ebbene questi sono sempre più lontani dal mondo del lavoro, sempre più vicini e stampelle di questo sistema di produzione e poco tempo fa, neanche una settimana fa, hanno firmato un accordo sui aumenti salariali che sono... Questi aumenti salariali legati alla produttività. Ebbene, vorrei dire a questi sindacalisti che la produttività, questi sindacalisti che ormai non lavorano più, ma uh, sono sempre nei tavoli delle trattative, come dicevo prima, quindi lontani dal mondo del lavoro. È una questione matematica, cioè la produttività è data dal tempo fratto prodotti e, e creati e quindi ehm, se per fare un, un lavoro faticoso ci vuole, no, del, te, ci vuole del tempo, deve, devi ridurre questo tempo se vuoi avere qualche, eh, qualche briciola in più. Ma... Ehm, come viene data questa produttività e questo aumento, per esempio, anche del 4.0 che dicevo? Bene, gli esempi sono qui. Gli esempi sono dati da um, alcune aziende che eh, si possono leggere, si possono trovare le notizie. Ebbene, su, um, basta andare sul sito uh, futurism.com dove eh, ci dicono che una fabbrica... Di lavoro dove lavorano tutti robot, la fabbrica ha recentemente sostituito, vi dico, il 90%, il 90 della forza lavoro umana con le macchine e ha portato a uno sbalorditivo aumento della produttività del 250% e un significativo calo dell'80% dei e dei difetti. La fabbrica della Changing Precision Technology Company aveva bisogno di 650 lavoratori umani per produrre telefoni cellulari. Ora la fabbrica è gestita da 60 bracci robotizzati che lavorano tutto il giorno su 10 linee di produzione, solo 60 persone. Sono ancora assunte dall'azienda, quindi da 650 sono diventate 60. Tre sono incaricate di controllare e monitorare la linea di produzione, e le altre hanno il compito di monitorare i sistemi di controllo del computer. Qualsiasi lavoro rimane, eh, rimanente non gestito dagli esseri umani è lasciato alle mani capaci delle macchine. Attenzione, secondo l'Uo Wei Wang direttore generale della fabbrica, scusate se non è questo il nome, ma più o meno dovrebbe essere questo, il numero delle persone impiegate potrebbero scendere a solo 20 e dato il livello di efficienza raggiunti dall'automazione non passerà molto tempo prima che altre fabbriche seguano le loro orme, quindi c'è un continuo rincorrersi proprio perché c'è questo, um, eh, questo aumento della produttività e questo calo per quanto riguarda eh, i costi, che anche altre aziende eh, faranno la stessa cosa e sono costrette a mettersi al passo. Eh, proprio leggevo dieci minuti fa una notizia che il presidente della Huawei, il produttore di telefonini, ha detto che fra un po'... I produttori di telefonini rimarranno solo tre, ma tornando su questa dell'automazione, ehm, altra notizia, ma questa volta da Repubblica online del 4 marzo c'è eh, la Levis, eh, quella produttrice Strauss, la produttrice di ehm, jeans che pratica la stessa cosa, la robotizzazione all'interno della fabbrica. Per cui dice la notizia è stata data dal Financial tax, che ha raccolto il progetto del famoso Marchio USA per bucare, sfilacciare e scolorire i tessuti, eh, il tessuto un laser molto più efficiente del lavoro umano. Perché può ottenere il cosiddetto effetto vintage. Cioè questo laser eh, vuole per, per fare questo effetto vintage. Questo laser lo fa in 90 secondi contro i 7 e 8 minuti della lavorazione manuale umana. Bene 78 minuti, facciamo 8 minuti per 60 secondi sono 480 secondi. 480 secondi diviso in 9 secondi che ci impiega questo laser, fanno 5 pezzi,33 quindi eh, quando un operaio un lavoratore manuale fa, eh, ci, vuole, ci impiega questi 8 minuti eh, nel contempo il laser ne ha fatti 5,33 pezzi e eh, di conseguenza abbassa la diminuzione del costo del lavoro, ma eh, ultimamente, eh, questi sono solo esempi, ma, eh, ma sapete che questo è eh, un vortice no, che continua, eh, c'è quella fabbrica di t-shirt che eh, in um, eh, adesso lo trovo subito quella fabbrica di t-shirt che fa una t-shirt cioè una ma maglietta senza maniche che ogni, eh, trend, ogni eh, produrrà 23 milioni di t-shirt all'anno un una ogni 26 secondi al prezzo di 33 centesimi di dollaro questa è una notizia apparsa eh, sabato 3 marzo su il manifesto ma è eh, interessante quando eh, quelli sciocchi, i servi sciocchi del capitale che sono questi nostri sindacalisti, no? vanno ad, a chiedere eh, sempre più produttività il, eh, del lavoro, il lavoro dovrebbero sempre più produrre, si dimenticano di una cosa molto importante. Perché per far girare l'economia sempre più vorticosamente serve alimentare la macchina produttiva con flussi di energia, e di materie estratte dai corpi naturali sempre maggiori, cioè sempre maggiore. Eh, eh, sempre maggiore eh, prodotto dalla terra deve essere estratto sul rapporto degli international resource panel del 2016 si poteva leggere la quantità di materie prime estratte dalla terra è passata da 22 miliardi di tonnellate del 1970 a 70 miliardi di tonnellate nel 2010 Entro il 2050, queste sono le previsioni, i 9 miliardi di persone del pianeta rischiereb eh, rischierebbero 180 miliardi di tonnellate di materiale ogni anno, quasi tre volte la montare di oggi. Ma ehm, tutto questo depauperamento della natura, no? tutto questo eh, portare via no? da, da, dal... Da quello che è naturale, quello che la natura ha messo lì, e sappiamo chi poi se ne appro appropria di queste cose, la guerra in Siria o nella, per l'accaparamento delle risorse naturali, sappiamo cosa portano. Poi no? ehm, al vertice, comunque, continua l'articolista della classifica dell'uso di materiali pro capite: sono ovviamente il Nord America e l'Europa con 25 rispettivamente con 25-20 tonnellate, la Cina ne ha 14, l'America Latina 10 e l'Africa soltanto 3. Ecco, ehm, quando si parla di produttività dovremmo tenere in considerazione tutte queste cose, no? eh, perché siamo un tutt'uno con la natura e poi se è giusto come produciamo come ci viene chiesto no? sempre più di fare se eh, è umano questo di produrre per poi l'usa e getta no? invece di risparmiare e e, e, le, le produzioni della natura ma questo sappiamo che non è possibile perché estrazione di minerale dalla terra siccome tutto vige nel, come, uh, per il profitto quella che ne hai estorta oggi deve essere più di quella che ne hai estratto ieri, altrimenti sei in negativo. Ma tutto questo a cosa serve? Quando questa abbondanza, questa pletoria di prodotti, quando vi leggo questo e poi chiudo perché non tediarvi, quando L'altro giorno, e leggo sul gazzettino del 2 marzo del 2018, un'anziana signora, una 75enne padovana, che è svenuta al supermercato per la fame per ripararmi dal freddo, dice: In casa uso la mascherina, pago le tasse, ma metà pensione va in medicina e qualche pasto lo salto. Bene, questa signora dice che con uh, 700 euro perché. Uh, per anni è stata impiegata in un'azienda di conduzione familiare, quindi eh, eh, il proprio contributo IMPS è stato poco, eh, non causa sua, ma perché, eh, e questo, sarà, eh, questo è lo specchio per i nostri giovani: perché le contribuzione era bassa, questa signora dopo aver. Dopo con 700 euro dice: Ho una pensione di 700 euro al mese, ma la metà di questi soldi la spendo in farmaci perché da molti anni convivo con seri problemi di salute. Per il resto, cerco di arrabattarmi. Pago l'Enel, pago la tassa dei rifiuti, ma posso permettermi ben poco altro. Non riesco a pagarmi, per esempio, l'acqua calda in tutta la casa e ho solo un bollitore in bagno e nemmeno il gas ai fornelli e le spese come si arrangia al supermercato compro soprattutto cibo già pronto come tonno e carne in scatola, cerco di risparmiare il più possibile e sto attento a tutto quello che spendo se no alla fine del mese non ci arrivo, spesso sono costretto a saltare un pasto anche se per il mio stato di salute sicuramente questo non fa bene, fino a quest'anno, eh, quest eh, qualche anno fa d'inverno amavo bere un tè caldo, anche più volte al giorno, ma ora non mi è fatto possibile, non ho nulla per scaldarlo. Ecco questi quindi poi abbiamo queste contraddizioni di questo sistema dove c'è. sappiamo che la crisi è data dalla sovraccapacità produttiva, cioè dalla carenza di domanda dei prodotti dati dalle contraddizioni perché i salari vengono sempre più compressi abbiamo visto 33 centesimi allora questo è il paradosso ma comunque sempre più eh, compressi i salari quindi sempre meno possibilità di comprare quella pretoria di merci che ci viene sempre eh, propinata e dall'altra abbiamo eh, persone che eh, muoiono di fame e non hanno la possibilità di scaldarsi però per questo il capitalismo non interessa non interessa al capitalismo, ma non interessa nemmeno ai politicatti, che eh, erano tutti indaffarati a vincere le elezioni per eh, essere quelli che poi tirano le fila dei signori di questa oligarchia in modo tale da tenere la massa della gente che lavora, che lavora che produce che crea la ricchezza questa è la ricchezza no? perché sappiamo benissimo che il denaro è un'invenzione sociale non è una cosa naturale un panino soddisfa il bisogno di mangiare ma 100 euro potete anche mangiarli però non soddisfano non riempiono la pancia e sappiamo benissimo che un panino no, te lo possono costare anche più di 20 euro però a volte perché il discorso del professore e non ti, eh, i soldi non eh, fanno venire meno la fame, ma la fame può, viene sicuramente in meno, meno mangiando un panino. Per questo, eh, come classe sociale. C'è cioè, chi dice che non esiste più la lotta di classe. La lotta di classe esiste, perché, però sta lottando una classe sola, la classe padronale che ci sta portando via tutte le conquiste che abbiamo fatto finora, che la classe a cui io appartengo ha fatto finora. La nostra classe invece non è, è assente, non lotta più perché non ha delle eh, direttive. Le nostre organizzazioni sindacali sono sempre più all'interno eh, imbrigliati in questo sistema e sono la stampella, non vanno più per esempio a rivendicare aumenti non vanno più a rivendicare per esempio riduzione dell'orario di lavoro, non vanno più a rivendicare una società completamente diversa dove l'uomo possa vivere in armonia con la natura, ebbene eh, noi dobbiamo riprendere queste parole. Eh, parole d'uri le dobbiamo fare nostre, perché noi abbiamo la forza, perché noi creiamo la ricchezza e abbiamo la forza anche se ci organizziamo, la forza per cambiare. Riflettiamoci un po' su questo. Io vi ringrazio dell'attenzione e ci sentiamo alla prossima, al prossimo incontro fra 15 giorni. Ciao a tutti!